Matteo, la fine di un incubo, è finita finalmente. Fortunatamente è finita, sono contentissimo. E che dire, adesso c'è solo da lavorare, sono contento di essere tornato perché comunque mi mancava tantissimo. Sto bene e adesso il mio obiettivo è allenarmi sempre al meglio senza avere problemi e poi tornare a disposizione completa del mister. L'ultima, l'8 di aprile del 2018, è passata una vita, ci racconti anche cosa hai passato in questi mesi lontano dal campo, poi l'anca, la schiena, insomma, ne hai vissute di tutti i colori. È stata difficile perché comunque ero rientrato dopo 9 mesi, gioco, mi rifaccio male, torno, mi dicono che mi devo operare, sono state tante botte, però alla fine penso che alla fine in questo anno e mezzo mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato che le cose importanti sono altre, comunque il calcio deve essere divertimento, la nostra passione, poi anche per carità il lavoro, però mi ha dato la forza di superare tutto, perciò adesso vivo la vita tutto in modo diverso. C'è anche un nuovo Matteo Bianchetti, allora, più maturo, più consapevole, è cambiata anche la persona, Matteo Bianchetti. Assolutamente sì, perché comunque quando ti ritrovi in situazioni dove rischi di non fare più la vita che facevi prima e comunque la vita ti mette di fronte a queste difficoltà, ne esci per forza più forte e alla fine, se devo fare il bilancio della mia vita, sono anche contento di essere maturato così, perciò sono solo felice di essere rientrato e adesso devo togliermi tutte le soddisfazioni che non mi sono tolto negli anni precedenti. Ti chiedo se hai anche temuto di smettere, se c'è stato un momento in cui hai anche pensato a questa ipotesi. Me lo dicevano i dottori, io non l'ho mai preso in considerazione, quando loro me lo dicevano che c'era la possibilità, però dovevo lottare, ho lottato, ho fatto tanta fatica, però devo ringraziare anche comunque tutti loro perché hanno fatto dei lavori eccellenti su problematiche difficili, perciò ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questo momento e con la voglia di tornare sono tornato e sono meglio di prima. È stato bello ritornare prima palla a contrasto con Diamanti, uno che ha vestito la palla della nazionale, insomma ci sono anche certi significati, certi passaggi importanti. Assolutamente un giocatore importante, ma sono contento anche di essere entrato in una partita difficile, comunque dove era una partita dove comunque c'era da battagliare, entrare così a freddo, sono contento perché sono entrato nel modo giusto e comunque abbiamo portato a casa un punto importante perché comunque si sta dimostrando una squadra molto ostica e perciò sono molto felice di questo. Che Verona è stato, ti chiedo, nel secondo tempo, soprattutto un po' troppo remissivo, forse nel secondo tempo ha un po' schiacciato il Livorno, sull'acceleratore il Verona è anche andato in difficoltà. Sono partiti, la Serie B è questa, non sempre puoi giocare il calcio che ti piace a te, perciò devi saperti anche adattare, abbiamo fatto un po' di fatica perché il nostro gioco è un altro, però comunque l'importante è non aver preso gol, è fondamentale anche quello, dobbiamo avere la voglia di lottare nei momenti di difficoltà, rimanere uniti e sicuramente potremo fare meglio anche in altre partite dove si troveranno queste situazioni. Come hai vissuto anche le contestazioni, questi risultati che non arrivavano da fuori, se hai avuto anche un filo di distaccamento verso alcune cose, se hai notato qualcosa, Matteo? No, beh, comunque facevo parte della squadra, perciò davano fastidio ai miei compagni. Fa parte del calcio, il calcio italiano è questo, perciò noi le prendi, le porti a casa e cerchi di lavorare per dimostrare che tu non sei quello e infatti nell'ultimo mese abbiamo dimostrato che noi siamo un'altra squadra e anche oggi comunque nelle difficoltà abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo portato a casa un punto importante e adesso ci prepariamo giovedì per un'altra partita importante. Adesso manca solo ritornare al Bentegodi, ti manca quello dopo essere ritornato in campo. Assolutamente, adesso speriamo al più presto di riuscire a esordire anche lì. Ultimissima, ti è sembrato un po' di ritornare indietro nel tempo, Bianchetti Caracciolo, insomma 2 anni fa eravate voi. Sì, me l'hanno detto anche, sì, mi è stato anche un po' di aiuto perché comunque lo conoscevo già, perciò era un compagno con cui avevo già giocato tanto e no, sono solo che contento, ma indipendentemente dai compagni comunque è stato veramente un piacere rientrare in campo. Grazie. Grazie. La testa adesso è già al Cittadella, ecco, ci parli già di questa partita, solo 5 giorni e poi si torna in campo, c'è il Natale di mezzo ma manca poco. Ah, assolutamente, c'è una partita fondamentale da preparare, oggi ce la dobbiamo già dimenticare, riguarderemo gli errori, ma ci prepareremo già a una partita molto ostica perché Cittadella è sempre un avversario difficile da affrontare, però comunque siamo consapevoli delle nostre qualità e la prepareremo al meglio con il mister. Poi veramente ti lasciamo, Matteo, ma cosa mangia un calciatore professionista a Natale adesso con tutte queste partite una dietro l'altra? Devi contenerti bene perché comunque c'è una partita dopo 2 giorni, perciò non puoi fare una buffata.
qualcosa te lo concedi, ma sempre stando attento comunque a quello che, alla partita che è dopo 2 giorni.